Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton. Chi a cena devo avere sempre in mano un iPhone? Il cane di Chiara Ferragni al proprio Andy Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post, dice che se il mattino l'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon. Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà. Con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook, papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava registri in ogni concerto. Che abbiamo speso un patrimonio, impazziti per la moda, Armani, Comio. L'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo e infatti si fa gara chi ce l'ha più grosso. È nata nel 2000 e ti ha detto nel 98 e che i 18 li compie ad agosto, mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto e pensi purtroppo vorrei ma non posso. E se lei t'attacca un virus basta prendersi il Norton. Tutto questo navigare senza trovare un porto, tutto questo sbattimento per far foto al tramonto, che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo. Poi lo sai,